sono particolarmente commosso di dover commentare un risultato al di sopra di ogni aspettativa, che mi ha profondamente commosso e credo insomma ha contribuito a far scrivere una pagina senza precedenti sul modo di fare politica. Il mio ringraziamento in questo momento va soprattutto ai cittadini napoletani che hanno dimostrato cuore e cervello in questa campagna elettorale, hanno dimostrato che non è questa antipolitica un voto di protesta, ma è un voto sicuramente di protesta verso un sistema, ma di proposta verso chi ha voluto dare un segnale per come si può cambiare la politica facendo politica. Ovviamente il ringraziamento con un risultato così importante va anche ad altri. Adesso sarò breve perché poi stasera alle 21 ci vediamo a Piazza Municipio, perché credo che questa è la vittoria del popolo napoletano che merita di essere protagonista in questo passaggio. Io ringrazio ovviamente in primo luogo i partiti che mi hanno sostenuto sin dall'inizio. Italia dei Valori, si può fare politica finalmente in segno molto positivo. Poi voglio ringraziare la lista civica Napoli è tua, che in pochi giorni è stata costruita raggiungendo un risultato di quasi il 5%. Poi vedo un segnale straordinario, che finalmente l'Italia è unita, e penso a Milano e a Napoli, ma non solo Milano e Napoli, non più solo nel malaffare, cioè di dover discutere l'ndrangheta calabrese e l'ndrangheta di Milano, ma è unita su temi della uguaglianza, della solidarietà e della libertà. Quindi credo che questa sia una pagina fondamentale per la politica dei prossimi anni. Signor Sindaco, deve ringraziare anche un po' Cosentino che ha fatto non la No, io non devo ringraziare gli altri, io sarò il sindaco di tutti, sarò il sindaco anche di tutti gli elettori che hanno votato al primo e al secondo turno Gianni Lettieri e quelli che hanno votato gli altri candidati. Mi auguro che i consiglieri eletti dell'opposizione lavorino per un'opposizione concreta e abbandonino definitivamente ogni tentativo di metodo boffo che non appartiene alla cultura democratica di questa città, e quindi l'invito è quello di lavorare ognuno nell'ambito dei suoi ruoli per la rinascita di questa città.